Amici del cancro, buonasera. Allora, vediamo anche per voi la vostra settimana dal 3 al 9 aprile 2023. Vediamo che cosa ci dice. Quali sono le novità per voi? Cosa dobbiamo sapere in questa settimana per voi, amici del cancro? Ricordatevi sempre che se non rispetto le tempistiche del cellulare, vi troverete prima e seconda parte. Ricordatevi questo. Allora, partiamo subito, vediamo un po'. Per il segno del cancro. Dal 3 al 9 aprile 2023 cosa accadrà? Quali sono le novità? Cosa deve sapere il segno del cancro di questa settimana? 3-9 aprile 2023. Il cancro va verso la tranquillità, la pace. Anche perché si trova in una situazione che non può fare nulla. C'è qualcuno che continua a mettere zizzania, a mettere lo zampino, però lui si prende le sue gratificazioni. Se le sta prendendo comunque sia anche da diverso tempo, devo dire la verità. Non è innamorato, ok, però si sta dedicando alla sua bella vita. Vediamo questo 10 di coppe. 10 di coppe. Cosa vuole dirci di più questo 10 di coppe? Ci troviamo qualcuno che ha ricevuto comunicazioni, in questa settimana riceverà delle comunicazioni che non piacciono, sono delle comunicazioni che portano a non far concludere qualcosa. Quindi potreste avere in questa settimana un impedimento, un blocco su un progetto, su qualcosa che volete portare avanti. Vediamo questo 3 di coppe, però a quanto pare siete tranquilli. 3 di coppe per il segno del cancro, cosa vuole dirci di più? Sì, infatti sono delle novità. Delle comunicazioni, un qualcosa proprio che non vi piace, che vi può creare una difficoltà e vi può fare allontanare da qualcuno o da qualcosa. 4 di denari rovesciato, vediamo un po' cos'altro vuole dirci questo 4 di denari rovesciato. Dei comportamenti troppo leggeri, delle situazioni magari un comportamento troppo da immaturo. O leggero, però comunque volete una vostra serenità, comunque dovete prendere una vostra decisione. In merito adesso aggiungo quindi in merito a una persona che vi sta vicino e in merito anche a delle novità, ripeto, che vengono a galla. 8 di spade, che cosa vuole dire di più per il segno del cancro? Infatti c'è un qualcosa che non ci sono sentimenti, c'è un qualcosa che si sta portando avanti dove non c'è sentimento, c'è più che altro un'attrazione. Solo la nostra energia maschile prova dei sentimenti nei confronti di una persona, ma non venite ricambiati. 7 di denari, cosa vuole dire di più al segno del cancro? Infatti c'è una decisione da dover prendere in merito a questo, il cosa fare in questa situazione comunque sia altalenante. Quale scelta dover fare in merito a questa situazione?
Voi lo sapete comunque che questa persona non prova dei sentimenti, ma nonostante tutto state andando avanti e continuate a far finta di nulla. Potreste essere voi quelli che non provate i sentimenti, come potrebbe essere l'altra persona. Ma ne dubito che siate voi, comunque sia. Allora, andiamo a vedere quali sono queste comunicazioni spiacevoli, queste notizie spiacevoli che devono arrivare in questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023. Sono delle comunicazioni che però vi portano a un obiettivo, vi portano a dover parlare con qualcuno, a dover chiarire, a dover mettere dei puntini sulle i su una questione che non vi piace e a dover prendere una decisione. Potrebbe essere nella coppia o potrebbe essere con una persona di vostro interesse. Vediamo invece questa tranquillità, questa serenità che vi porta a un cambiamento, no, a un qualcosa che cambia, no. Vi porta a quella mezza crisi dove cercate proprio solidarietà, collaborazione, cercate di uscire fuori da quelle che sono delle situazioni pessime o stagnanti che non vi piacciono più. Infatti, cercate di pensare più che altro al vostro benessere. Vediamo invece questa leggerezza in merito a situazioni che non si può far nulla, dove non si possono cambiare le situazioni. Sì, attenzione a non ricadere in situazioni stagnanti però, eh. C'è un qualcosa che comunque sia, probabilmente è proprio la vostra leggerezza, vi fa scaldare un po' troppo facilmente, ma perché, ripeto, ci sono situazioni o comunicazioni che si presenteranno in questa settimana dove vi fanno proprio scaldare, vi fanno proprio arrabbiare. Allora, vediamo che cosa non si va a concludere con questo 8 di spade. Se usate la furbizia è normale che non si conclude nulla. Comunque non si concludono quelle situazioni di nuovo inizio, perché comunque questo 8 di spade è una persona che pensa chiaramente a se stessa, molto egoista, che crea comunque delle problematiche. Voi cercate, cioè voi, l'energia maschile cerca di andare verso un qualcosa di nuovo, ripeto, verso l'energia maschile vuole la tranquillità, la serenità. Anche se c'è tanta insoddisfazione, c'è un qualcosa che va a destabilizzare. Emergono situazioni dove chiaramente si viene a sapere qualcosa, portano maggiore chiarezza, bisogna riflettere e pensare in merito a determinate cose. È come se voi stesse andando verso un qualcosa che sapete a priori che è inconcludente. State utilizzando una tattica in senso buono. C'è una decisione da prendere per avere queste gratificazioni o in merito a queste gratificazioni dovete decidere. La decisione vi mette comunque nella difficoltà perché, ripeto, c'è proprio un'insoddisfazione, cioè le cose non vanno a secondo di come volete voi. Più che altro vivete una storia, un rapporto, vivete un qualcosa di altalenante. La scelta c'è da fare. La scelta è proprio la scelta di iniziare un qualcosa di nuovo. Cosa fate? Rimanete ancora impiantonati nella storia dove vivete? Oppure cercate comunque di dedicarvi ad altro? Oppure eventualmente per i single cosa fate? Rimanete ancora legati a un passato? Oppure cercate di guardare, di aprire la finestra e guardare fuori che cosa c'è? Ok, perché tanto alla fine, se ci deve essere una chiusura, ci sarà questa chiusura. Se è avvenuta una chiusura, è giusto chiaramente guardare in faccia, ad altro, ok?
Vediamo come si conclude questa settimana dal 3 al 9 aprile 2023 per il segno del cancro. Quale sarà la conclusione di questa settimana? Sì, qualche conflitto in merito proprio a delle comunicazioni, a delle situazioni che arrivano, un conflitto che deve essere chiaramente risolto. La riflessione è proprio come risolvere. Ci possono essere delle nuove novità, delle nuove notizie a livello lavorativo, nell'ambito anche relazionale, che portano magari ad andare in conflitto. Ok, però la vittoria comunque sia è vostra, c'è una collaborazione, c'è un equilibrio, una stabilità, c'è un parlare. C'è un dire le cose così come stanno, non perché questo, non cioè, perché voi dentro avete un'inquietudine, quindi avete bisogno per forza di parlare, di aprirvi, di esterrare magari quello che provate, quello che sentite. Attenzione a quelli che sono gli inganni, alle cose che non vi vengono raccontate. Inganno non significa per forza tradimento a livello fisico. Inganno può anche essere tenere nascoste determinate cose. Però vedo che comunque c'è una collaborazione in merito a questo. Questo è quanto per voi, amici del cancro. Noi ci sentiamo e io vi do un abbraccio grandissimo.